Presidente, una sconfitta per 2-0 sul campo della Mondragone, meno amara visti i risultati delle altre partite. Sì, assolutamente. Fortunatamente i risultati sono dalla nostra parte, nel senso che ci danno ancora questo spiraglio di poter giocare i playout in casa, però vista la partita, onestamente, penso che meritavamo qualcosina in più. Abbiamo fatto un secondo tempo veramente molto da grande squadra, attaccando, abbiamo preso un palo, abbiamo creato tante occasioni da gioco, da gol, ma alla fine il risultato è stato tra virgolette perentorio, cioè ci penalizza oltremodo per la prestazione fatta, onestamente. Però la cosa positiva è che se dagli altri campi ci arrivano buone notizie, questo significa che comunque abbiamo anche ancora il destino nelle nostre mani, e quindi domenica faremo questa partita, diciamo, da dentro fuori con la Madronese. Ancora un occhio poi anche alla sfida tra Savoia e Sant'Antonio Abate. Eh sì, praticamente noi da Sant'Antonio, da Torre Annunziata, dovrebbero arrivare buone notizie, nel senso che il Savoia comunque ha bisogno di giocarsi la partita per arrivare al secondo posto, quindi speriamo, confidiamo anche nel Savoia, praticamente nella voglia di arrivare come secondi in campionato e quindi di darci la possibilità a noi di poterci giocare questo play-out in casa. Presidente, per quanto riguarda la partita di oggi, il primo tempo forse il Mondragone ha giocato meglio, ha meritato il vantaggio, invece nel secondo, soprattutto nella parte finale, la sua squadra è uscita fuori, meritava qualcosina in più e poi il secondo gol è frutto di una serie di contropiedi subiti. Sì, purtroppo è così l'analisi, è giustissima, nel senso che il primo tempo abbiamo, diciamo, non giocato male, ma abbiamo, tra virgolette, usato poco. Loro sono stati cinici, l'errore è nato da una distrazione difensiva enorme, praticamente, dove quattro giocatori sono rimasti immobili, non ho capito per quale motivo. Abbiamo preso questo gol, loro hanno gestito il risultato e dopodiché noi abbiamo provato a rialzarla la partita facendo un secondo tempo veramente gagliardo. Veramente devo fare un plauso ai ragazzi che comunque ce l'hanno provata, l'hanno provata fino alla fine a provare a portare a casa questo pareggio, una vittoria, e non ci siamo riusciti, però penso che il punteggio ci penalizzi oltremodo perché almeno un gol era più che meritato, onestamente.